Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in realtà non sapevo se fare o meno questo video perché di solito non l'ho fatto mai, non ho mai ripreso il giorno della Pasquetta, però ho detto, visto che quest'anno ho una Pasquetta un po' particolare, in realtà anche l'anno scorso, in realtà, però l'anno scorso, come sapete, non ero nelle condizioni di fare video visto che stavo soffrendo per neve che purtroppo aveva quel tumore e non ce l'ha fatta. Però quest'anno è diverso perché comunque, cioè, dopo un anno è normale comunque aver superato la cosa. Certo, ogni tanto il pensiero ci sta, però dopo un anno è normale, quindi comunque sono tornata alla vita normale, tra virgolette. Normale perché diciamo che di solito noi la Pasquetta la passavamo così, andavamo a Ortona e praticamente andavamo anche sulla spiaggia, ci divertivamo. Però da 2 anni, cioè l'anno scorso e quest'anno, la Pasquetta è in rosso, certo, non per colpa nostra, per colpa purtroppo di questa brutta bestia che ha colpito il mondo intero, che purtroppo ci tiene tutti bloccati in casa e non possiamo fare altro, purtroppo. Però io ho deciso appunto di far vedere come noi, cioè io e la mia famiglia, passiamo comunque la giornata di oggi. Diciamo, allora, come potete vedere, io ho allestito il tavolo giusto vicino alla finestra. Cioè, teoricamente io avrei voluto, diciamo, che mangiassimo fuori al balcone, però ho detto meglio di no perché comunque i vicini che ci vedono ci prenderanno sicuramente per matti, perché voi non conoscete la mia città, ma questa è la città praticamente in cui la gente giudica, anche se non fai niente, ti deve sempre stare a giudicare. Quindi ho detto vabbè, diamo l'illusione che siamo comunque fuori, però rimaniamo comunque dentro. E quindi adesso farò vedere come allestirò questa tavola, appunto, come se in realtà ci siamo spostati, siamo andati, che ne so, fuori, anche se purtroppo non si può andare fuori, perché siamo tutti praticamente dentro casa ed è giusto anche così, perché se no, purtroppo se hanno messo questa regola, dobbiamo rispettarla, che vogliamo fare. Vedere, io i piatti uso quelli di carta perché comunque voglio far finta che non siamo praticamente in casa. Cioè, quando si va fuori, per esempio in gita, per di solito si usano i piatti così di carta. A volte basta avere solo un po' di fantasia. Ecco, questo è come ho preparato, come potete vedere, c'è anche da mangiare. E quindi ragazzi, il video finisce qua e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!